Le mamme e i bambini che arrivano da noi sono il 15% di quelli che arrivano. Non ho problemi a prendermeli. Il punto è, il rimanente 85% non sono famiglie, sono uomini soli in età da lavoro. Le faccio io una domanda a lei. Secondo lei, se io sto scappando dalla guerra e dalle bombe, lascio mia figlia e mia moglie a morire sotto la guerra e sotto le bombe? Allora forse quell'85% di persone che arrivano da noi non è gente che scappa dalla guerra e dalle bombe, è No, gente però che c'è cerca un una vita tema. migliore, è legittimo, sono migranti Cioè, economici, ma non è esattamente il non è caso la umano che stessa noi stiamo cosa. raccontando. E questo nasconde un altro problema. Cioè noi, per occuparci di quelli che ci portano gli scafisti, in realtà quelli che muoiono veramente sotto, in situazioni di guerra e di violenza, mica li aiutiamo. Perché se lei mi dice andiamo a prendere le mamme, i bambini, che, ma io li vado a prendere volentieri, però mi dovete dire che aiutiamo quelli che hanno bisogno veramente. Invece noi in Europa facciamo un'altra cosa, noi aiutiamo solo quelli che ci portano gli scafisti. E questo è No, un noi metodo al cretino momento, di diciamo, affrontare noi la al momento questione. siamo in Ci una sono milioni di condizione. cristiani che muoiono nel mondo ogni giorno Meloni, e noi al nessuno momento se ne siamo interessa. in una Bambini condizione massacrati in cui non ovunque, che sappiamo nessuno si esattamente fila. cosa.